Ciao bambini, oggi parleremo dei numeri oltre il 100 e faremo una specie di ripasso veloce. Allora, impariamo innanzitutto a leggere i numeri. Se io ho per esempio questo numero rappresentato sull'abaco, conto le palline che ho sulle unità e sono 5. Conto le palline che ci sono nelle decine e sono 4. Conto le palline che ci sono nelle centinaia e sono 1. Mi appare questo numero. Per leggerlo, devo prima leggere la parte riguardante le centinaia e poi il resto del numero. Quindi la parte che riguarda le centinaia, che è 1, la leggo 100, mentre la parte che riguarda le decine e le unità insieme la leggo come la so leggere, quindi 4 decine e 5 unità la leggo 45 e quindi tutto il numero si leggerà 145. Vediamo altri esempi. Allora, andiamo a leggere i numeri sulle unità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pallini, decine, 3 pallini. Centinaia, un pallino. Ottengo questo numero, lo vado a leggere. Quindi considero prima il numero in verde, cioè le centinaia, e poi l'intero numero successivo. Quindi leggerò 139, 39. Vediamo quest'altro. Allora, sulle unità non ho nulla, quindi scriverò 0. Sulle decine ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pallini e quindi scriverò 7. Sulle centinaia ho 1. Vado a leggere il numero 1 e 70. L'1 in verde lo leggo 100. Il resto del numero lo leggo come lo so fare, 70. Quindi 170. Andiamo a quest'altro esempio. Leggo le unità, sono 4 palline. Le decine sono 0 palline. Le centinaia, attenzione, qua sono 2, quindi scrivo 2. Ottengo questo numero. Quando vado a leggere il numero in verde, non leggerò 100, ma 200. Il resto del numero che mi rimane è 4, quindi 204. Andiamo a vedere quest'altro esempio. Leggo i pallini sulle unità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leggo i pallini sulle decine. 1, 2, 3, 4, 5. Leggo i pallini sulle centinaia. 2. Allora, abbiamo detto che se ho 2 alle centinaia, lo leggerò 200. Il resto del numero lo conosco, si legge 58. Quindi l'intero numero verrà letto 258. Andiamo a un altro esempio. Unità 2, decine 3, centinaia 4. Ottengo questo numero 4 e poi ho il resto del numero. 4, questa volta lo leggerò 400. Il resto del numero 32, quindi 432. Adesso andiamo a vedere come si scompongono i numeri. Noi avevamo già visto in classe la rappresentazione dei numeri con i BAM. Abbiamo visto che questo blocco piatto vale 100, questo lungo vale 10, invece ogni cubetto piccolo vale 1. Quindi questo rappresenta le centinaia, questo le decine e questo le unità. Vado a contare. Ho un centinaio, una decina e 9 unità. Questo numero, ho imparato a leggerlo, si legge 119. Andiamo al secondo esempio. Qui ho 2 centinaia, 2 decine e 6 unità. Quindi questo numero lo leggerò 226. Andiamo all'ultimo. Qui ho un centinaio, 7 decine e nessuna unità. Quindi metterò 0 sulle unità. Questo
Questo numero lo andrò a leggere 170. Andiamo a vedere come si possono scomporre con le marche. Quindi il numero 132 sarà un centinaio, tre decine e due unità. Il numero 145 sarà un centinaio, quattro decine, cinque unità. Il numero 106 sarà un centinaio, zero decine, sei unità. Il numero 294 verrà scomposto in due centinaia, nove decine e quattro unità. Andiamo a vedere come posso ricomporre i numeri. Due centinaia, tre decine e sette unità sarà naturalmente il numero 237. Un centinaio, zero decine e tre unità sarà il numero 103. Attenzione, tranello! 8 decine, un centinaio, 5 unità. Ma io so sempre che prima vanno le centinaia, poi le decine, poi le unità. Quindi quando lo andrò a ricomporre avrò il numero 185. Altro tranello. 7 unità, 3 decine, un centinaio. Ma prima vanno sempre le centinaia, poi le decine e poi le unità. Quindi questo numero ricomposto sarà 137. Andiamo a vedere adesso il numero che viene prima e quello che viene dopo. Qui abbiamo dei numeri al centro. A sinistra dobbiamo mettere il numero precedente, a destra il numero successivo. Quindi prima di 99 verrà 98. Dopo 99 avrò 100. Andiamo a vedere il secondo numero, 116. Qui devo ragionare in questo modo. Chi viene prima di 16? Viene il 15. Allora il numero che verrà prima sarà 115 e il numero che verrà dopo sarà 117. Qui ho 103. Chi viene prima di 3? 2. E quindi il numero che avrò prima sarà 102 e il numero successivo sarà 104. Qui ho 110. Chi viene prima di 10? 9. Quindi avrò 109. Il numero successivo sarà 111. Qui ho 180. Chi viene prima di 80? 79. Quindi il numero precedente sarà 179 e il numero successivo sarà 181. Faremo un po' d'ordine tra tutti questi grandi numeri che abbiamo letto. Proviamo a mettere questa serie di numeri in ordine dal minore al maggiore, ciò che noi abbiamo chiamato ordine crescente. Andiamo a vedere chi è più piccolo tra questi numeri. 18 e lo scrivo. Poi 81. Poi tra quelli rimasti 108. Successivamente 118. 181. 188. Quindi ho messo questa serie di numeri in ordine crescente. Sotto andiamo a fare il contrario. Ci sono dei numeri all'interno delle farfalle. Io li devo rimettere in ordine dal maggiore al minore all'interno dei fiori. Quindi devo andare a cercare quello più grande. Chi tra quei numeri è il più grande? 192. Poi 162. Poi 129. Poi 126. Ho finito tutti i numeri con le centinaia. Chi avrò? 62 e poi 26. Adesso andremo a mettere i simboli di maggiore, minore e uguale al centro tra ogni coppia di numeri. Allora, vi ricordate che noi abbiamo parlato della bocca del coccodrillo? Che il coccodrillo ha la bocca aperta verso il numero più grande perché mangia la quantità maggiore e ha la punta rivolta verso il numero più piccolo. Quindi proviamo. Abbiamo 133, 123, quindi 133 è maggiore di 123, 109 è minore di 190, 145 è minore di 154. 121 è maggiore di 112,
167 è maggiore di 165. 140 è minore di 150. 191 è maggiore di 119. 137 è maggiore di 127. 100 è minore di 103. 99 è minore di 100. 154 è maggiore di 54. 176 è uguale a 176. 7 è minore di 137. 162 è uguale a 162. 128 è minore di 148. 164 è maggiore di 146. 67 è minore di 107. 159 è minore di 195. Spero che abbiate capito tutto, bimbi. Questa è una lezione di ripasso, rispetto a ciò di cui abbiamo parlato in classe, alle lezioni fatte in classe. Un saluto, ciao ciao!